zombie apocalypse. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, nuovo video vlog, ovvero chiacchiericcio, come state? Io bene, anche se mi sono svegliata un po' con le occhiaie, ma pazienza, ce la facciamo adattare. E niente ragazze mie, dunque, stamattina mi sono svegliata appunto con una burrasca che non finiva più, intendo dire, parlo del vento, sto parlando che c'era tanto vento, c'è ancora un po' di vento, però durante la notte, tra la nottata e la mattinata all'alba, si sono sviluppate le occhiaie sui miei occhi, comunque non importa. A parte questo, non ho dormito benissimo perché appunto stanotte mentre stavo dormendo mi sono provato a cadere dal letto, ma va per dettagli. Niente, fortuna ero ancora sul letto e non ero per terra, perché io mi metto sempre nel mezzo del letto. Io c'ho, non so se voi avete idea del mio letto, non è un lettino, è un lettone matrimoniale. E io mi metto sempre al mezzo del letto, onde evitare che se faccio una capriola non cado giù. Quindi per evitare di cadere giù mi metto sempre nel mezzo. E niente, capriola si fa per dire, tra una girata e l'altra, nel sonno, e per sempre non cadere, guardarsi sempre attorno. E niente ragazze, a parte il mio sonno e tutte le mie frignaccia, come si vuol dire, sì, io ho dormito piuttosto benone, non benone, ma no, bene, diciamo discretamente. Quindi stesso discorso, se mi mette quello di là è perché essere mio nonno mi devo mettere in camera, quindi vabbè, niente, non posso aprire la finestra perché non la posso aprire perché c'è appunto vento. Quindi, come vi dicevo, di qua ce n'è quanto ce n'è di là, quindi vabbè, non fa a testo se di qua che di là ce n'è vento, perché di qua siamo più riparati, però di là, dall'altra parte di casa mia, cioè dalla finestra, è ancora più forte il vento, quindi voglio evitare di aprire la finestra, ma vabbè. Quindi nulla, cosa ho in mente per stamattina? Nulla, di farmi una bella chiacchierata con voi. Skin care non le faccio perché tanto l'ho già fatta prima di fare colazione. E niente. Ah, perché PS, per chi mi chiedesse dove ho preso il Sensodyne, è reperibile sia, vabbè, qua sono in Sardegna, l'ho preso sapone e profumi, ma è reperibile sia ad acqua e sapone, per chi me l'ha chiesto, ma anche da, non so se sbaglio, a nelle saponerie, cioè nelle varie profumerie, anche Douglas o che Dio si voglia, anche nelle altre profumerie. Nel senso, dai, parlo del dentifricio, sì, ma va, certo, del dentifricio, Sensodyne, è reperibile dappertutto. Non so adesso voi che profumeria abbiate, però penso che sia reperibile ovunque, non lo so. Io l'ho preso a Sapone Profumi, però voi lo potete anche prendere volendo in farmacia, se non vi costa troppo. Poi vedete voi il vostro budget, quale avete voi. Non voglio fare i conti in tasca, ci mancherebbe solo quello, però se vi potete permettere di prendere il dentifricio in farmacia, alzo le mani. Io non mi metto in mezzo, ci mancherebbe anche quello, però se voi vi interessa di prenderlo in farmacia, prendetelo pure. Comunque niente, per essere più educata ancora, sì, lo potete prendere anche a duro volendo il ora passapone, il dentifricio della Senso, dai, nulla vi vieta. Comunque niente, a parte questa piccola informazione di servizio che ho dato a uno degli iscritti e iscritte, soprattutto chi interessa, e anche il Mantovani, non so chi di voi, non so se mi è stato chiesto o meno, comunque anche quello è reperibile sia in profumeria che al discount, di ogni città in cui si vive. Comunque, a parte queste frignacce che dico, nulla, che dirvi, cosa ho fatto ieri? Ieri mi ho guardato
quello che è successo in tutta Italia, non ve lo dico perché tanto, vabbè, lo potrei anche dire, però già sapevo cosa è successo in Italia, che bella giornata è stata ieri, però non la voglio accennare perché questo non è un programma di cronaca, però non è un canale di cronache, però sappiamo cosa è successo ieri, no? In televisione, che annuncio è stato fatto in tutti i TG. Quindi non voglio evitare di parlarne, perché qua si parla di make-up ma anche di altro. Perché io non sono come altre ragazze che parlano di tutto e di più, però io mi astengo al mio essere quotidiano, anche un po' di poverello di canale. Cosa vuoi dire con questo? Mi spiego meglio. Non voglio parlare di cose pesanti, ecco perché io sono un canale piccolo e stenta a crescere poco e poche visual. È vero, non mi preparo nulla per YouTube, però con questo non voglio dire che devo appesantire gli altri con i discorsi che non c'entrano niente. Comunque, niente. Mi sto trovando bene con Mantovani, a parte che la pecca che ha, che ieri mi scivolava le mani, forse anche un po' troppo, anzi senza il forse. È colpa mia perché mi è scivolato alle mani, però vabbè, mi sta facendo la doccia e tutto quanto. Body skincare, hair styles. E quindi, volete o non volete, ho aperto il flacone del coso, del Mantovani, e mi si è scivolato tra le mani mentre mi stavo lavando. E si è rotto il cosino dove si apre, quindi vabbè, che ci posso fare? Si è rotto, quando voi aprite, tac, per il sapone del bagnoschiuma. Voi o non voi mi si è scivolato tra le mani e niente. Comunque, molto buono come bagnoschiuma, non ce l'ho qua appresso, però se mi dimentico, cioè scusate se mi ricordo, mi metto una foto qui o qui, non voglio dire bugie, però se mi ricordo, non lo so. Mi metto una foto o da questa parte o di qua del Mantovani, e se no vi farò un altro video a parte del Mantovani e di altri skincare che ho avuto che sto facendo tuttora in questo periodo. È sempre la solita, non cambio mai, quando cambierò vi avviserò. Comunque niente, il Mantovani è molto buono, pulisce bene e la formazione chi se ne frega, però devo dire la verità, anche la promozione per me conta, perché se non profuma non è un bagno schiuma, è vero, il profumo deve essere profumo, però come vi sto dicendo da prima, preferisco che il bagno schiuma abbia anche un po' di profumo, non deve essere in odore, ma io lo voglio in odore, perché se no non sono contenta. E vabbè, ci sono anche bagno schiuma quelli da farmacia, ma quelli non mi piacciono, non mi ci trovo, non li sopporto. Quindi preferisco una cosa da supermercato, perché altrimenti nada, non ci siamo. Sì, lo so, ma ti dicono, ma che te ne frega, deve fare anche la schiuma, non solo, se no lì non, sono testarda, sono come i sardi io, perché sono sarda appunto, sono testarda come i sardi, quindi se non c'è una cosa che non mi accontenti, che deve essere come non è, deve essere per forza quello che dico io, se non è come dico io non sono contenta. Ecco, sta anche abbuiando adesso, sta diventando buio, perché qui dovete sapere che il tempo non è bellissimo, quindi vabbè, niente. Ecco, in un posto turistico di mare non è bello dopo volte la giornata, vabbè. Comunque, parola tutta bella, però tante volte la giornata è quella che è. Comunque, vi sto dicendo, il Mantovani è molto buono. Profuma bene e lava bene, pulisce bene, stop, fa un'ottima schiuma perché la fa, è buona, ed è buona per dire che lava benissimo, nulla. Mentre, altro cosa devo dirvi? Ah sì, il Vidal finora lo stavo scartando, l'ho accantonato perché, devo dire la verità, insomma, fa un po' di, come dire, fa un po' di secca la pelle, insomma, mi secca la pelle, quindi ho detto no, questa volta non è che secca la pelle, si secca la pelle, quindi ho
deciso di accontentare, sì, vabbè, metterlo da una parte e poi riprenderlo se ne ho bisogno di utilizzarlo, altrimenti niente. Perché il Vidal era tutto buono, tutto quello che voglio io, però mi ero appassionata anche troppo, tanto è vero che dopo un po' c'erano proprio, mi sono scocciata e sono passata direttamente dritta dritta al Mantovani e niente. Già, stamattina ho un progetto di fare altri video, non dico così, ma altri dove mi posso sbilanciare meglio, non lo so, vediamo. Magari sbilanciare meglio nel senso che voglio parlarvi dei trucchi che finora non ho usato e vedere come sono, le texture e come scrivono soprattutto. Sì, dai ragazzi, diciamocela tutta. Se una palette non scrive non è una buona palette, diciamoci la verità. E niente. Bene ragazze, è arrivato il momento di chiudere il video perché altrimenti diventa troppo lungo e non rientra nell'algoritmo appunto di YouTube, perché ho sentito dire da altre che se il video diventa troppo lungo non se lo fila nessuno, ma anche se non è interessante non se lo fila nessuno. Vabbè, non ci facciamo caso. Amen. Pazienza. Ciao ragazzi, bacio e perché no? A un prossimo video! Ciao! Mettete un bel pollice in su, commento, scrivetemi e attivate che cosa? La campanella, bravi! Ciao! Seguitemi su Instagram, mi raccomando!